Professore, quanto si investe oggi nella creatività giovanile e in che modo si può sostenere? Dunque, non per fare così una solita lamentela, eccetera, credo che si investa meno di quello che si dovrebbe investire. L'aspetto, diciamo, un pochino positivo di questo è che da quello che si sta vedendo, comunque da parte dei territori, delle comunità, eccetera, si avverte un bisogno in questo senso, anche soprattutto da parte dei giovani di investire. I giovani sono portatori sani, positivi di questi aspetti. Se escono dalle università con competenze di questo tipo e cominciano ad agire nei territori, questo mette in moto una serie di processi che nel medio-lungo periodo daranno dei risultati ottimali. Quindi se si riesce a incrementare questo sviluppo, questi semi sul territorio, questo darà nel medio periodo assolutamente risultati straordinariamente positivi.